esperienza sicuramente diversa dalla vostra. Ho fatto la scuola materna e la scuola elementare fino alla terza nel vecchio edificio di Colonia. Poi ho avuto un problema in quarta, in quanto allora, a differenza di adesso, non c'erano i servizi pubblici. E mio fratello, 4 anni minore di me, faceva l'ultimo anno di scuola materna e siccome hanno chiuso la scuola vecchia dove c'era sia le elementari che le medie, è andato a Varone. Quindi io da Colonia la mattina prendevo mio fratellino per mano, lo accompagnavo alla scuola materna, poi andavo alla scuola elementare, questo nella quarta appunto, e alle 4 lo aspettavo. Usciva lui dalla scuola materna, ritornavamo quindi a casa. Poi lui, l'anno dopo, ha fatto la prima elementare, siamo andati nel nuovo edificio che hanno fatto a Colonia, lì a Colonia, lui in prima, io in quinta, e poi sono andato alle medie ai Padri Garbiti di Varone. È un paio di chilometri, però belli ripidi, perché da Colonia andare giù a Varone, andare giù la mattina si faceva male, ritornare il pomeriggio era un pochino più impegnativo. Le scuole era Brusino, all'asilo era Vigo, traumatico, perché c'erano le scuole che lo gestivano e erano, a parere mio, diciamo, severe cattive. Invece, finito l'asilo, le scuole fino alla quinta erano a Brusino, anche lì, prima elementare. Sembrava di andare anche era traumatica anche lì perché proprio quelli sono rimasto fino alla quinta. Finita la quinta, le medie erano qua a Cavedine, adesso sono qua a Cavedine. Un maestro per le prime tre e un altro maestro per la quarta e la quinta. Cioè con due maestri facevano tutto. Parroco, severo. Bisognava frequentare parecchio anche la chiesa. Senti, davano le sbelle. Sì, anche bastonate, non le sbelle. Non so se c'è qua. C'era il metro, una stecca di un che era il metro. Ogni tanto, sulle mani, ma il metro ogni tanto arrivava, diciamo. Non da romperlo, però dopo forse è colpa nostra perché eravamo non disciplinati, un po' diciamo, venivamo un po' chiusi, diciamo, perché non era come adesso che televisione non sapeva neanche dov'era. Non c'era. Dopo c'era magari da aiutare prima di andare a scuola. Della stalla o primavera quando c'è qualcosa dei campi, poi dopo si andava anche a scuola. Ecco, io sono andata all'asilo, sia all'asilo che alle elementari, fino alla quinta, la prima e la seconda con una maestra, la seconda e la terza con un'altra, la quinta con un maestro. Ecco, il metro l'ho visto in quinta, io. Usato in quel modo lì, sì. Eravamo una classe abbastanza vivace. Gli iscritti erano 18. A che ora iniziavate la scuola? Alle 8 vedo, dal 12 dopo il pomeriggio, due pomeriggi a settimana noi avevamo. Non c'era la mensa, perciò ci andavamo a sala e ritornavamo l'italiano, la matematica, poi la storia, la geografia, avevamo il sussidiario noi. Usavate dei quadretti? Certo, i quadretti. In terza usavamo le righe fine fine come ho visto l'Aurora adesso. E prima e seconda avevamo quella, le righe un po' più grosse, però facevamo proprio le lettere. Si cominciava con le Con le stanghette, esatto, le lettere, poi le Oddio, io ero vicina alla mia scuola, sai. Cioè, una volta le scuole erano, ogni paese c'era la scuola, C'era la scuola, perché appunto non c'erano i mezzi e tutti non avevano la possibilità di andare. Allora avevamo
erano fatti. Poi le scuole appunto erano grandi, cioè numerosi bambini, perché non c'era la televisione, facevano tanti bambini, allora si andava a scuola e li facevano in ogni paese. Ma che avete iniziato a usare la penna? Quando la terza si cominciava, penna calamaio, la sticciola, diciamo, la seconda, la prima, la terza, e poi dopo che era inchiostro dappertutto, si macera. Quindi va bene la carta sul vento. Carta sul vento, girava. Scrivevate in corsivo? In corsivo, però prima in stampatello, poi voi, prima in stampatello e dopo il corsivo. Ma scrivevate anche il stampatello minuscolo? Anche il stampatello minuscolo, sì. E l'asilo, quando l'ho frequentato io, era il suo all'oratorio qua nella chiesa di Cavedine, qua a Cavedine. E lì facevano l'asilo e c'era una maestra amica e che la chiamavamo la Monachella, e andavamo a fare ricreazione sul cortile della chiesa noi. E mi ricordo che quando era estate, che avevamo sete, aveva un secchio con un maestro, un unico bicchiere, e ci dava tutti da bere così. E lì ci preparava con qualche canzoncina per Natale, ci preparava qualcosa così, canzoncini un po' religiose. Poi io teneva e ci faceva giocare tanto nel cortile lì della chiesa, perché non c'era niente. E poi eravamo dentro in una grande sala e lì c'erano delle sedie, ci sedevamo, ci raccontava su qualcosa, ci faceva canzoncine, ci intratteneva così, diciamo. Non è che facevamo grandi cose, non è che facevamo lavoretti, non facevamo niente. Perché c'erano tanti bambini. Io mi ricordo che abitavo qua all'inizio del paese, dove c'è la Conad, e andavo su fino alla chiesa insieme con mio fratello a piedi. Andavamo all'asilo a piedi, si andava e si tornava. Poi io ho fatto la prima elementare qua al comune, dove c'è adesso, entrando nella prima destra, dove c'è l'anagrafe. E lì noi avevamo un locale con dentro una stufa, che la bidella veniva ogni mattina a accendere la stufa con legna verde, che c'era sempre fumo, sempre freddo, sempre fumo. Avevamo i banchi. Avevamo una maestra che si chiamava Gina Pinale, terza elementare, molto brava, perché noi in seconda elementare avevamo l'esame. E dopo si passava alle classi successive. E dopo c'era, quando ho fatto io le elementari, l'esame anche in quinta, e dopo c'era la sesta, la settima e l'ottava. Non c'erano le medie qua. Wow. E qua le scuole l'hanno costruite, queste le scuole medie, che io ho fatto la seconda elementare con le scuole nuove, che adesso sono le medie. E dopo, quando io ho fatto la sesta, qua hanno messo su l'avviamento commerciale come esperimento, e lì potevano frequentare tutti. Cioè chi aveva 11 anni, chi ne aveva 14, chi voleva iscriversi a queste scuole. Siamo partiti con 3 classi. E siamo arrivati solo a una classe alla fine del diploma. E dopo, l'anno dopo che ho finito l'avviamento commerciale, hanno messo su le medie. Quindi sono le medie. Ma usavate le ciabatte a quel tempo? No, non avevamo ciabatte. I zoccoli? No, no, il legno. Si andava. Avevamo pochi libri, avevamo una cartella, c'era chi aveva la cartella di cartone, io l'avevo di cuoio, che mia mamma me l'aveva fatta fare giù di calzolaio, giù a Stradino. E dopo ci durava 5 anni. E dopo facevamo ogni anno la festa degli alberi. E andavamo quindi dentro alle Val, e lì dopo ci davano la merenda, ci davano i panini, ci davano qualcosa da bere. Lì ci facevano piantare le piante. Ma la scuola che avevate voi dove c'è il comune era più grande o più piccola? Ma no, era un locale. La prima era un locale, dopo le altre classi erano su per l'edificio del comune, lì facevano le scuole. Ah, ok.
era sempre freddo. Nella foto che mi ha dato con lo zio, era in prima. È in seconda perché lo zio era in prima, perché abbiamo un anno di differenza. E ci facevano la foto a scuola, come ricordo. Insieme, ognuno aveva la sua classe, però quando hanno fatto quella foto, allora se c'erano fratelli per non far spendere di più alla famiglia, lo facevano insieme. C'erano tutte le classi, anche la sesta e la settima, tutte le classi c'erano, 8 classi. E dopo in quinta noi avevamo maestri in genere per arrivare alla quinta, fino alla quarta. Dopo la quinta si arrivava al maestro e quello era severo. E quando c'era qualcuno che non così, perché questo maestro, la prima cosa che faceva quando entrava in classe era chiederci tabelline e verbi. Beh. E chi non le sapeva arrivava al mazzo di chiavi. Il mazzo di chiavi, perché era anche sindaco a quell'epoca. C'era il mazzo di chiavi. Voleva dire che questo maestro aveva, era maestro, poi era sindaco e aveva nel portachiavi tante chiavi della scuola, del comune, di così, per questo mazzo. E le tirava così, non colpiva, non ha mai colpito nessuno. Ma se ne era tante. Però se ne era tante, l'era. Era meglio il mezzo. E dopo, quando eravamo in quarta, avevamo una maestra, che questa maestra era anziana, questo anche conto, questa maestra era anziana, e allora è venuto come supplente quasi tutto l'anno il figlio che era appena diplomato maestro. E noi eravamo una classe che non è che eravamo così, no? Disturbavamo, e allora lui non sapeva come tenerci. Lui cosa faceva? Prendeva il libro, ci apriva un brano e diceva: per domani lo scrivete 3 volte. Lo scrivete 5. Avevamo scritto tante quaderni di castigo, perché lui aveva questo metodo di darci castigo, no? Per farci tenere buoni. Come religione avevamo il prete del paese, il parroco. E quello aveva un libretto con su delle domande, con delle risposte, quelle le dovevamo imparare a memoria, quando veniva ce le chiedeva. Ogni volta andava avanti. Due cose, la prima, se qualcuno si faceva male, cosa che succedeva? Ah, niente. Stava lì, lo medicavano alla bene meglio e basta, perché non avevano telefoni da comunicare con la famiglia. Era una sola e non c'era niente. Ah. E ci si prendeva un castigo, bisognava stare attenti ad andare a casa a dirlo. Perché dopo, altrimenti le prendevamo anche dai genitori. Così. E che cosa? Sì. Era così, non bisognava rispondere. Ma la monachella era gentile o si vedeva? No, era casa mia. Ma c'erano i riscaldamenti? No, non c'era. Sì, quando siamo venuti qua, però là c'era anche il bidello che la mattina faceva giro alle stufe, fornelloni enormi a legna, c'era quel riscaldamento con le stufe, sempre un po' del fungo, sempre il fungo, sempre che andava e non andava, fornelle a carbone, no, con la legna. Ma avevate solo un maestro per ogni materia? No, avevamo solo un maestro, quello faceva tutte le materie. Ma quante ore durava una giornata di scuola? Ma no, la mattina si faceva la mattina. Però andavamo anche il sabato. Ma anche la sera? Non era tanto possibile. Dalle 8 alle 11, dalle 2 alle 5. Sì, certo. E la scuola cominciava il 1° ottobre. Lì eravamo più fortunati. Sì. Perché sì. Ma per i castighi, se non riuscivate a finire tutta, tipo lo guardavo quando arrivavamo in classe. Dovevamo finirlo. E cosa succedeva a lui? Se tipo gli chiedeva 20 pagine. Ah, c'erano come meglio. Ma cosa succedeva se non le... Il giorno dopo. Ma facevate le gite? No, niente gite. Sono la peste degli alberi. No, l'asino con l'asino, eravamo all'angolo. Travino, capelli, l'asino vivo, si andava dentro al Toulon.
Era la passeggiata, era la gita, faceva parte. Era la nostra gita a piedi. Era bellissimo. Ma quando iniziamo le vacanze estive? Metà giugno. Ah, metà giugno. Come adesso. Come adesso, ma adesso penso. Cominciavano un po' più tardi, invece che in settembre cominciamo con la chiusura della scuola. Questo periodo. Ecco, io ho fatto tutto come loro, solo che l'ho fatto 10 anni prima della signora. E allora io andavo all'asilo dove lei ha fatto la prima, dove c'è l'anagrafa lì dentro, e sempre dalla Monichela, anch'io. Era vestita come da Monica, le mancava solo il vestito scuro. Ecco. Per bere l'ha detto lei e poi ci insegnava delle canzoni e me ne ricordo una quando perché allora si facevano anche fra parentesi processioni nei paesi con le parrocchie, sì, sì. All'asilo portavano il crocifisso quando c'era l'estate sempre siccitoso e lei ti ha insegnato una canzone che quando cominciava verso l'estate si andava fino alla fine di giugno. In giugno tuoni e lampi e nuvolo ci portava fuori verso la Madonna e ci ha insegnato una canzone in poche parole. Maria Vergine, mandate la pioggia senza granelle in abbondanza. Basta così. Così. La cantavamo 3 volte, dicevamo 3 Ave Maria e poi dentro e intanto cominciava a piovere, certe volte. Sì, sì, ce le facevano. Allora per le campagne si facevano tante, c'erano le rotazioni, che erano 3 giorni, sì, facevano le preghiere, a Stravino, a Tugino, dopo fino verso il lago di Cavedine che c'è il capitello e si girava lì. Fra la messa e la processione fatta al ritorno erano circa 2 ore di preghiere. Ecco, dopo ho fatto sì, tutti gli 8 anni qui dove c'è adesso il municipio, il comune. E io ho fatto 8 anni, e 3 anni dalla maestra e gli altri 5 dal maestro che era il marito della Teodora e dal maestro Gianni Bersoli, Leranto Paesano. Ecco, il maestro era la moglie era una maestra normale, a dire normale vuol dire. Il maestro era più che normale perché era bravissimo, poteva far benissimo anche insegnare anche alle superiori, però aveva un solo difetto. Che se sbagliavi o non eri a posto era uno scopelone in mano. Però per noi, per i più tanti, è stata una fortuna per 5 anni, perché se io prendevo 100 volte scrivere una frase da ripetere 100 volte e andavo a casa e dovevo scrivere in cucina, ne prendevo altre 100 da mio padre. E allora era meglio 4 scopeloni e lui finiva tutto. Però, in contrasto a questo, era molto bravo perché lui la domenica veniva a messa cantata in testa al primo banco con 4 banchi di scolari e assisteva a tutta la messa. Alla dottrina noi andavamo in oratorio e ci chiedeva così, dimmi l'argomento della predica di questa mattina a un altro, e se non rispondevi a volte era anche all'oratorio. Ecco, e quando mancavano 10 minuti in fila andavamo in chiesa, ci ginocchiavamo in mezzo alla chiesa uno dietro l'altro per la benedizione eucaristica. E la sera a funzione c'era ancora, e quindi a dire queste cose 70 anni dopo sembra quasi impossibile.
poi dopo l'ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta, e in quegli anni lì, quando sono arrivata in quinta, il quinto anno, e l'anno dopo quelli che passavano l'esame facevano 3 anni, dicevano le post elementari, una specie di... Sì, che dopo, alcuni anni dopo, sono venute le commerciali. Sì, quando l'ho fatta io il primo anno. Io sono sempre... E dopo bocciavano. Bocciavano dalla prima... C'erano bambini che venivano bocciati anche in prima elementare. Non è che se non sapevano... Io ho fatto tutti gli 8 anni lassù in municipio, lassù erano le scuole. E tanto per dire, noi avevamo il terzo piano che aveva 4 scuole e avevamo 2 gabinetti. Per andare in gabinetto dovevamo scendere un piano, andare all'esterno, c'era un poggiolo molto lungo con tre bagni. Senza acqua naturalmente, anche senza carta igienica, e siccome sotto al primo piano c'era il municipio, il comune, e c'era un chiodo per pulirsi il sottoschiena, i maestri prendevano tutte le carte che avevano, invece che tropicciarle e buttarle via, le infilavano nel chiodo e noi ne prendevamo una, la piegavamo e facciamo il servizio toilette. Sì. Dopo non so tante cose. Potrei dirvi una cosa, sembra una barzelletta, che ho avuto no prima della quarta, la terza o forse anche la seconda. Perché noi per andare al gabinetto dovevamo fare così con 2 dita. E allora il maestro sapeva che era per andare, vai. E invece per parlare con la maestra si alzava la mano. Un giorno Carletto alza la mano, era un po' dietro in terzi e quarti posti. E cosa vuoi Carletto? E non bisognava dire la risposta su lui. Signora maestra. Allora questo dice, signora maestra. Giorgio ha fatto un tetto. La maestra, davvero? No, dal culo. Dovevamo stare in piedi, saluta la maestra. Quando c'era il quadro, dopo il maestro Pedastoli, se noi eravamo bravi, il lunedì e il martedì, che non facevamo chiasso, era una maniera, in 5 anni penso che ci ha letto tutti i libri del Sangari, dalle 3:30 alle 4. Che se andava avanti noi stavamo fermi e ci leggeva e poi andava avanti 2 giorni dopo così. E aveva la mania dei fiori, noi avevamo 4 finestroni lassù e piantava i gerani e noi portavamo su, che mi ricordo una, dico questo perché mi ricordo una cosa, d'inverno l'acqua si ghiacciava perché nelle scuole non c'era, nel bagno non c'era, la fontana sotto si ghiacciava e allora un giorno è venuta la neve e dopo noi facevamo le valanghe con la neve, no? Un pezzetto, se rotola. Sì. Andate giù 2 o 3, prendete un po' di neve che li mettiamo nei vasi, no? E mi disturbo, vado giù e faccio una valanga così, no? E vado su per tutte le scale, 3 piani. Arrivo alla porta, a porta 2 ante, e non passo dalla metà. Il maestro mi disse,
Giorgio, da Vergine via quell'altra porta, va là. E vado dentro così, e va via il maestro, e mi da Vergine la finestra, e lui butta da giù, dal terzo piano, e si sente. Studio e tu lo va bene, tu mi sai. Lo ciappate striscio, da. No? Mi ricordo per una serie di robe, perché una carica del legnale compagno mi non ho mai ciappato. Tante volte. Con la mano, e nella mano aveva un anello e la vela. Perché lei era tutta in faccia alla testa? Era la volta proprio sì, sicca. Mai tutta a casa in testa. E un caschino da fare. Quella della. E dopo questo, maestro della storia, suonava il piano. E due o tre volte all'anno ci portava a casa sua e ci faceva alcune suonate di pianoforte. A scuola mettevate le vestite uguali? Avevamo anche il mio libro e il mio nero. Io, i primi anni, si scriveva con la penna come ha fatto vedere le storie. La spicciola. Quelli che la punta è a due punti e si spuntava e allora si aveva il pennino di ricambio. E il primo anno che ho fatto io c'era i banchi da due con solo un calamaio di mezzo, no? E la scandellatura per le lettere, le matite e le penne. Io mi ricordo. E dopo, già al secondo anno, a farsi banchi nuovi, si vede chi era vecchi, e c'erano due calamai, uno per ciascuno. Però i banchi non si sapeva di che colore chi erano, più macchie e anche sui quaderni. E io andavo qua, che abitavo qua vicino alla scuola, la maestra mi mandava per farsi l'inchiostro a casa, con l'acqua calda. Mia mamma faceva l'inchiostro con una bottiglia, dopo la portava a scuola e si passava l'inchiostro. Ma allora cosa faceva a scuola? E no, perché ci voleva l'acqua calda. Quando andavo io per delle penne e le matite, che non erano tante, no? C'era un astuccio, lungo così, l'altro così, alto così, con sopra il coperchietto, sì, che si tirava. Con una tacca per metterci l'unghia da tenere e per i colori l'avevo fatto mia nonna con un pezzo di sacco delle patate quelli belli e poi colorito e poi fatta una cucitura per ogni e si aveva dal bianco e tutti i colori poi si tirava così in nastrino. Che bello. Io sono di Stravino, direttore elementare del dottor Stravino, quindi ho 65 anni, elementari mi sono fatto da tutti così, non mi ricordo, dico stravazioni, da 53 a 58, ho fatto la prima fino alla quinta. Allora c'erano due classi, la prima, la seconda, la terza in aula e la terza e la quarta nell'altra aula, che era così come da altre parti, insomma, ecco. Poi io sono andato via. Non sono rimasto qua per fare le professionali e quindi sono mancato un po' dal paese. E dagli 11 ai 14 anni ho fatto le professionali a Loreto, a Sant'Ilario, in collegio. Quindi c'era lì dalla famiglia tutto l'anno tranne i Santi, Pasqua, Natale e Pasqua. Era stata abbastanza traumatica la cosa perché insomma. Si è dovuto andare in Corriera, le strade erano così anche, quindi Trento, per Rovereto, insomma, è stato un bel traffico, insomma. Ecco. Le lezioni erano dalle 8 alle 11, dalle 14 alle 16, dal lunedì al mercoledì, giovedì c'era vacanza, giovedì, e si andava il sabato. Il sabato pomeriggio, sabato mattina, si facevano le attività manuali. Le lezioni c'era naturalmente il maestro che faceva tutte le materie, poi c'era il parroco era il prete, no, il parroco non era un solo, era nella caverna, e l'arciprete, e faceva religione, di cui toccava
la faceva soltanto il prete, insomma. Le materie di studio erano parecchie, perché c'era la religione, c'era il comportamento, educazione civica e morale, c'era lettura, scrittura, attività espressive, sulla prima e la seconda, lingua italiana dalla terza in poi, c'era rimessa e geometria, storia, geografia e scienze dalla terza in poi, poi c'era disegno, recitazione e canto, facevamo delle piccole commediole. E canto soprattutto, io vedo che oggi purtroppo il libro del cantino non lo conosce più nessuno, il primo che si cantava era il libro del cantino, sì. Che è una cosa per me, oltre che importante, anche bella. Sì. Non so perché nelle scuole non insegnano più. Poi ci insegnavano anche, cantavamo delle altre canzoni, anche cose abbastanza impegnative, tipo pensiero, cose del genere, perché così studiava la musica, no? E ci insegnavano la battuta, quindi la solfeggiatura, col rigo, con tutte le note, era impegnativo e anche una cosa che ora non fanno più nelle elementari neanche nei superiori, però dal mio punto di vista è una cosa che manca un po' come cultura generale, insomma, ecco. E ci facevano le vaccinazioni, gli avaroli, così di avaroli, se ne erano due o tre, che era, non so se era il vaiolo e chi altro, io non me lo ricordo per cos'erano. No, tre, un pennino li facevano qua sopra, rimaneva una cicatrice bella rotonda per anni. Ecco. Si dava l'olio di branduzzo qualche volta, una roba tremenda. L'olio di branduzzo, no, fanno qui a Stravino. E poi l'odore proprio, ce lo portavamo per qualche giorno in giro a casa e dappertutto, perché evidentemente quando le tutti l'acqua non c'era, ci lavava poco secco. Perché ci mancava la vitamina per il mangiare povero che avevamo, e quindi ci aiutava soprattutto da piccoli a crescere, a attivare, diciamo, lo sviluppo del bambino, per crescere. Non è come adesso che si mangia tutto di più. Carne, una volta forse ogni 15 giorni, che ricordo io, se no l'altro era sempre polenta, era sempre cose di carne. Latte, lo so, quando fate ci vorrebbe un olio per smaltire. Lo davano a scuola questo qua, lo distribuivano. Quando si girava il maiale, c'era qualcosa di maiale che si mangiare, o le lucane che facevano, però. Sono buonissime, però quando si mangiava la carne, quello che era schiavino. Ma che l'olio ti dice? Non è buonissimo. I trimestri erano tre: ottobre-dicembre, gennaio-marzo e aprile-giugno. C'erano le vacanze dei santi, non facevo qualcosa. Natale, Pasqua, era quello più diciamo così, più grande, più lunga, ecco. La ricreazione la facevamo tutti fuori, c'era un cortile. Allora, la scuola di Stravino è adesso la ex canonica, che non è neanche più canonica, perché il parroco, abbiamo una sola, è a Favedine, è affittata, e fuori aveva un cortile che comunicava con la strada, si faceva lì. Era una ricreazione, come dire, strutturata, perché a gruppi si facevano dei giochi, non è che nessuno faceva quello che voleva. Poteva fare il salto con la corda, si poteva fare il gioco del fazzoletto, si poteva fare quello del, mi ricordo, il trenino Maria Madorè, quanto belle figlie, Madame Madorè, e qualcosa del genere. E poi si faceva di cose. Ci giocava a nascondino qualche volta. Scappa prendi. Poi il fazzoletto, l'ho detto prima, se non si avete fatto ancora, c'è un mezzo con un fazzoletto, due squadre, una parte dall'altra, e uno deve prendere il fazzoletto senza farsi giocare dall'altra, portarlo. Ecco, quello lì. E poi qualche volta, non si faceva, si giocava a nascondino, ma un po' però. Comunque erano giochi osservati e controllati sempre dal maestro, insomma, ecco. E i quaderni erano tre, mi pare di ricordare, uno di matematica e scienze e matematica a quadretti, piccolo, per poi vi faccio vedere, se volete, ho portato del materiale qua, se volete così vedere per curiosità, e una righe normale, altre righe, una alta e una bassa, che si usava quando si facevano le maiuscole.
però io non ricordo mai di aver fatto stampatello, ma sempre così, un maiuscolo però, un maiuscolo, con quei bei rigori che si facevano. E scusa, qui con te mi ricordo. Io a caso, se trovo, oppure delle pagelle. Il numero 2, sì, sì, esatto, numero 5 le righe parallele e quelle scacchetti. Esatto. In prima sicuramente, quasi tutto l'anno, si facevano aste, cosiddette aste con la matita, non lo sapete cosa vuol dire? Ecco, la riga o in piedi o in pignata con le matite. E la cosa era imparare a impugnare una matita, perché adesso non so, uno la impugna così, uno la impugna qua dentro, uno la impugna così. Bisognava tutti impugnare alla stessa maniera, sì, per le dita, non c'era verso, e solo con la mano destra. La mano sinistra era la mano cattiva, non si poteva usare. E le mancine? Non ce n'erano mancine, dovevano andare tutti destri per forza. No. Quindi solo con la destra, e per dirci che la sinistra non si poteva usare, si dicevano che la sinistra era la mano cattiva. Io ricordo questo, insomma, ecco. E per cui si doveva usare sempre e solo questa. Il sabato pomeriggio si facevano questi lavori, e il lavoro che si faceva cos'era? Un traforo, sicuramente qualcuno di voi l'avrà lavorato, si prendeva il compensato, si colava sopra disegni già fatti con la carta, oppure il maestro disegnava qualcosa, si traforava, poi si facevano statuette, delle cose belle, insomma, ecco. Quindi c'era un laboratorio, questo lo facevano quasi sempre i maschi. Le bambine facevano altre cose, insomma, ecco. Le bambine avevano di lisa, sempre per il nero con letto bianco, i maschi invece erano vestiti civili, diciamo, normali, insomma, ecco, ricordo queste cose. Ecco. Per lavoro poi, oltre che i giochi di traforo, si facevano sulla carta, gli aeroplani, che ce n'erano di trovato tipico, che c'era quello senza motore, con motore, con motore così, era un bel lavoro a fare, poi. Gli origami non so se arrivate a farli, non ricordo tanto, comunque aeroplani e altre figure, ecco. Poi diverse volte quando era il tempo, da marzo, aprile, maggio in poi, si facevano le uscite pomeridiane. Il maestro aveva la passione per le farfalle, quindi era unito ognuno di noi con un retino, bastoncino alto così, con un retino come quelli che usano tra i pesci. Avete presente? Sì, sì. Era molto più leggero. Si andava, si prendeva la farfalla, poi la farfalla si portava in scatoletta in aula e il maestro pensava a abbassonarla. Poi facevamo i quadretti col vetro, con sulla farfalla, ma non finiva qua. Si studiava la farfalla, il nome, il cognome, il latino, il dialetto, l'italiano, e che farfalla era e le caratteristiche della farfalla. Non ricordo alcuni nomi diversi, poi ho un quadretto, se volete ve lo faccio vedere, con i nomi. E guardate che qua hanno, parliamo dell'anno 56, quindi sono un po' vecchiotte, sono un po' esatte per dire, no? E poi l'autunno si raccoglievano naturalmente le foglie colorate, si facevano anche lì delle raccolte con delle composizioni, pure si conservavano nelle pagine o sulle belle cose. Si osservavano, si spiegava le miniature, tutto la foglia, cosa serve, cos'è quella foglia lì, che pianta è, qui si imparava anche il nome delle piante. E poi un altro lavoro che mi è rimasto impresso, che era bel lavoro, si faceva gli maestrami, che erano il grano turco. Il grano turco ha quella pianta molto alta, bella grossa, con una buccia esterna, scorza di alè, molto rigida, e con quelli si tagliavano con un temperino, si facevano le figure di Natale, ma poi anche figure dell'arco, l'asinello, l'arco, la farfalla, tutte proprio fatte in maniera, si tagliavano perché all'interno sono come il polistirolo espanso, no? Quindi si prestavano questi lavori e si facevano tutti gli animali possibili, esposti naturalmente sempre in aula. E col temperino, allora, metà lì, non so, voi in tasca avevamo sempre il temperino, l'ho trovato un anno fa, temperino così, ma tutti orgogliosi di avere il temperino in tasca, sempre, ogni tanto ci tagliavamo, perché tagliavano anche, perché poi i nonni ce lo affilavano, beh, qua no, i nonni però ce lo affilavano, insomma, ecco. E una cosa altra che non esiste più, pochi si ricordano, perché loro non l'ha menzionato,
si andava a tutti i funerali del paese, tutte le scuole in fila per due, si partitò a tutti i funerali del paese, anche perché ai funerali del paese usavano a distribuire pane e sale. Vi potete immaginare il pane che era una cosa costosa, si mangiava sempre con lenta perché la farina era poca, quella poca ma più si vendeva per poter vivere. Davano, o era un filone di pane, se no, non diciamo, le ciupette, una volta bella rossa, lo facevano apposta il panificio. Con l'uvetta. L'ordina, ogni volta con l'uvetta. In processione, ecco. Dietro il funerale, eravamo, si era contenti perché dopo davano questo panino, c'era il fornaio con la gella, con la gella, con la classe intera si partecipava. Tutte le classi, no, si in fila, e dopo a scuola, gli davano come questo pane. Insomma, sì, sì, e poi c'è la partecipazione, tutti i funerali, sempre fanno così che ricordo io, insomma. E dicevano che questo pane, questo sale, perché lo distribuivano? Quella che so io è che dicevano per farsi perdonare tutte le volte che il contadino, quando andava in giro a piedi, perché tante volte si andava, di più delle volte si andava a piedi, passava sul suolo, sui campi degli altri. Danni non ne facevano, però per farsi perdonare queste cose avevano inventato questa distribuzione di sale e pane, insomma. Che a proposito del sale, bisogna chiedere la vostra Sant'Antonio. Sant'Antonio Abate portava tutte le famiglie il sacchetto del sale per benedirlo, era per gli animali fuori della chiesa, che facevano la benedizione con l'acqua santa a tutto il paese per tutte le bestie, perché ogni famiglia aveva una stada, non pochi stalloni come adesso da centinaia, avevano il due, una mucca o due mucche, due buoi il massimo. Ecco, le aule famiglie erano due e c'erano i banchi, come diceva prima Giovanni, si stava in coppia, col calamaio all'inizio in mezzo, poi dalle parti, con la penna, e aveva lo schienale dietro, e si stavano molto vicini. Allora, per le prime, seconde e terze erano più o meno uguali, terze e quarte erano tutte banchi più, un po' più larghi e un po' più alti, perché i ragazzi erano cresciuti, insomma, dopo comunque c'è una foto, se volete, faccio vedere che si vedono com'erano. Il materiale che io ho portato questo lavoro, fatto col traforo, diciamo, no? È una cosa. Io ho portato questo delle farfalle, se volete vedere. Queste sono così. Vedete? Sono vere, imbalsamate. Sono farfalle imbalsamate. C'è il nome sotto e noi sapevamo i nomi di tutti queste farfalle, anche di più, qua ci sono alcune. E poi ci spiegavano dove vengono, quanto vivono e tutte le caratteristiche, insomma, ecco. E c'è stato un periodo che andavamo a raccogliere i bossoli, no? della falena. Li trovavamo più o meno gennaio-febbraio sulle piante senza foglie. Li staccavamo, li portavamo in aula, col caldo, poi vicino alla finestra del sole, uscivano e si vedeva la nastra della farfalla. E quella è una cosa bellissima. Rimanevano lì per qualche giorno sulla giardine e poi li vedevamo se ne andassero. Queste sono un po' le mie esperienze. Qui ho due quaderni, qui quello che diceva il Giovanni, l'astuccio con la regola. Che si metteva dentro. Qui c'è un livello con la pendumia da tirare. Sì, da tirare, no? Qui c'è dentro naturalmente la penna che qua è vecchissima, con i pennini. Ecco, ci ho messo alcuni pennini per vedere. Che hai anche il compasso. Sì, il compasso che si usava. Allora, libri, come dicevo, non ne ho, perché avevo soltanto il maestro. Ho questi quaderni, che sono quaderni molto vecchi, qui si volete vedere come si scriveva. E una cosa anche importante, se volete, comunque, che ha aiutato molto, era i disegni. Per esempio, quando si faceva la storia, si facevano qui le regole crociate, si faceva il disegno della croce, qui c'erano la geografia, si faceva sempre i disegni. I barbari, di Attila, che si faceva il disegno, il disegno dei guerrieri, qua c'era la scuola, la casa, cioè erano cose molto
complete dal punto di vista come notizie, come contesto. Ecco. E la scuola di Stravino era stata intitolata a Giulio Pagella. Ecco, la pagella del terzo mese. Abbiamo a casa tutte le pagelle delle elementari, però l'ho letto. Questa era la pagella che dava nono trimestre alla fine col voto. Questa invece è una cosa, una dedica che aveva fatto il maestro Genio. E le scuole, le vecchie scuole erano state intitolate a Pellezzoli Arrigo, scuola elementare di Stravino. Perché? Perché Pellezzoli Arrigo era un fratello di mio papà, è morto in guerra in aereo, era pilota, è stato abbattuto a 24 anni in Sicilia, porto di Mona, stavano bombardando praticamente il porto e stavano picchiati, stato. E la scuola è stata intitolata a lui. Questi sono sì, qualche quaderno, questo qua, come si faceva. E l'Atlante, ecco l'Atlante, se ne vanno ancora vecchissimo, perché si andava sempre a vedere, è proprio vecchio, perché ci sono ancora foto dei popoli, e si andava a vedere quando si facevano, hanno fatto le regioni, tutte le regioni, il Trentino, proprio tutte le valli, bisogna conoscere le valli, dove sono, la coltivazione, chi c'era, l'agricoltura. Tutto era una cosa veramente, pensarci adesso, molto chiara e molto, come dire, esaustiva di tutte le cose che potevano esserci, insomma. E la foglia, lo conoscete, poi qui c'erano dei giochi che ci sono anche adesso, però sono molto vecchi, insomma, il domino che era fatto di, un pare che sia osso, però non so. Beh, il traforo, sapete chi l'ha usato. Sì, ma ci sono anche di là. Sì, l'avete usato sicuramente, perché il traforo è uno strumento bellissimo, lui ha anche i grandi, quando fanno degli intarsi, dei tagli importanti, insomma. Grazie. Scusami, te vedi quando ti fa, l'hai vista anche, per esempio, di Caledine? Sì. Perché è quel castello enorme. Sì. Quello del fatto del Dio con figlio, il papà del Walter, Catoni, le ha fatto tutto a telefono. Mi sembra che aveva fatto un cammino piccolo e tutto. Si fanno delle cose eccezionali, solo pazienza e insomma un po' di usare un po' di abitudine, insomma, di cosa. Mi vedi dire una cosa, no, non è, è quasi un insulto a Nino a Nino, a Trentino, a Nino d'Italia. Però quando che mi ero prima e seconda, era qui da 14 anni che andavo fuori di scuola, che era dietro, noi vedevamo già l'audio nostri, e cantavano, dunque, ci lanciano nel cielo, le vecchie dicevano, ci lanciano nel cielo, le vecchie sventate. Dicendono dolci fagioli e patate. E c'era il mondo anche di canto, comunque. Qua sopra, la pagella. Bella la pagella, di Matteo, bella la pagella. Allora, religione, comportamento, educazione morale e civile, educazione fisica, ginnastica. Lettura, scrittura ed altre attività espressive, queste c'erano però le classi più avanti. Lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e canto, attività manuali e pratiche. In più i lavori che si facevano, se non ho dato un voto, insomma, un giudizio, adesso non mi sono studiato. Invece il voto si è scritto. Invece il mio maestro del lavoro ci faceva fare tutti il cubo, il cilindro, il tronco di cono, il cono, a pestelli e a scala, l'era macchina dell'aritmetica e geografia, che l'ho avuto fino a pochi anni fa, dopo che avevo buttato quelle robe qui. Queste sono le due foto, potete vedere come erano stiti, io non ci sono più arrivato lì, col maestro. E ci vedono i banchi, poi se volete farmi vedere. È andato via perché dall'altra parte facevano i vestiti più belli. Ma da collegio, anche se gli altri dopo, sì.
sono andata a Pietramurata a scuola e abito al Monte di Cavedine. È una frazione di Cavedine, però andavo a Pietramurata all'asilo, poco perché c'erano le suore e era brava una no. Io, essendo l'ultima di 8 sorelle, mi portavo alle mie sorelle, saltavo dalla bici e andavo a casa. Non mi piaceva. L'elementare a Pietramurata, erano le classi, io, ogni classe aveva il maestro, non c'era le classi prime. Maestro abbastanza severo, anzi severissimo, perché proprio volava in ceffoni a gogo. Aveva una che ci insegnava il canto, sono il vino d'Italia e il vino trentino, se non giro a memoria, erano parte della testa che era una meraviglia. E niente, insomma, solite, proprio delle medie, non fate cenniga, dirò. Era lontana, avevo più di un chilometro a piedi, andata e ritorno. E cioè, mia sorella più grande del 35 e andava a scuola lì, il 41, erano lì al lago di Cavedine. La maestra scendeva una volta o due a settimana e andavano lì, dopo l'hanno trasferita a Pietramurata e io sono andata lì. Le cose che presso a poco sono, come ti hanno detto, insomma, un po' severi e castighi e avanti. Tedesco. Ma le dà già le medie? Ah, le medie abbiamo cominciato con il tedesco. Il dialetto? Era italiano nel 2000. Esatto. Era italiano. Ma siete parlando in dialetto? Sì, italiano. Viene un momento, un fatto che parlavamo prima, che noi avevamo ogni classe un gran fornello a bule e stizzava, accendeva il fuoco il bidello, la bidella la mattina e poi noi, il maestro continuava o mandava uno di noi, quello più vicino, a mettere in legna, insomma. Il giorno la ricreazione la chiamavamo i 10 minuti noi, 10 minuti, campanello. No. E uno è rimasto e il maestro ha detto, qui è anche un po' di freddo, metti dentro legna, ha detto uno, che durante la ricreazione poi vediamo che è più caldo. E ha messo dentro legna, poi ha preso il termometro che era sulla cattedra, no? Per far vedere che era più caldo, e l'ha messo dentro e sta lì sulla bocchetta di un bel po', e poi la tira fuori e la fa paf! Allora l'ha messo sulla cattedra e le da fuori, le venute con gli altri. Insomma, è venuto anche il maestro e guarda che siamo a posto e poi va lì e guarda il termometro. Esploso. È spaccato. Chi ha toccato il termometro? Nessuno? Chi ha toccato il termometro? Dovevamo andare a casa alle 11:30, siamo andati a casa all'1. L'inquisizione di 30, eravamo in 32, a chiedere, tu hai visto il tuo compagno e hai visto l'altro, cosa ha fatto? No, tutti no. Lì siamo stati tutti veramente in gamba, se stati lì 2 ore, piuttosto che dire. A un certo punto quello che è stato, se a sapere, signor maestro, sono stato io. Ha cominciato a botte, li ha fatto fare perché dalle parti dei banchi e dietro dove c'erano le grandi quelle della tante, diciamo, le carte geografiche. Le geografiche sempre in classe. Enormi così. Sì. E anche dietro ha fatto fare un giro e mezzo a scodoloni, a botte, quando ha fatto un giro e mezzo gli ha detto, finalmente, perché sono stupido, ho visto. E allora ha messo.
Sì, a contarlo lei, ma dunque... Adesso così è... una faccia così, era e che anche i genitori se però il comportamento normale era quello lì. Se il maestro alzava le mani così, loro te ne danno la mano. Non è che protestavano perché il maestro faceva determinate cose, no? I nostri genitori erano sempre, anzi, non, forse non si interessavano neanche se il loro bambino aveva magari ragione. No? Erano sempre con i maestri, sempre al 100, adesso c'è il 110% per ristrutturare le case, allora c'era il 110 pro maestro. Ma se il maestro spingeva anche un bambino dalle scale, i genitori non si interessavano. Magari no, l'aveva spinto per sbaglio. Anche se venivano a saperlo, davano ragione al maestro. Perché la colpa era sempre del bambino. Sì, della... ma allora c'è... Allora adesso tutti la paneo della cioè, anche i bambini dovrebbero avere i diritti. Anche in quei tempi dovrebbero avere dei diritti. A quel tempo c'era la maestra che era un'autorità e anche il prete. In paese tu incontravi la maestra, dovevi salutarla e dirle buongiorno signora maestra. Non dirle ciao o darle del come fanno adesso. E o anche dare, bisognava dare del lei. E dire, e dire sempre davanti signora maestra, signor maestro. E al sacerdote, all'arciprete, sia lodato Gesù Cristo. E lui rispondeva, sempre sia lodato. E voi se ragionate, dovrete dire, noi siamo molto fortunati con i nostri maestri. Ringraziateli. Grazie maestro. Grazie. Ma no, noi dobbiamo ringraziarli anche noi, perché a casa i nostri genitori erano come i maestri. Non ci davano da scrivere 50 volte, ma le danno pacche anche a casa. Un'altra personata. Usiamo delle lettere e un po' di alcol. Giù, non usi, viene subito. Come tiene lettere e si conserva, guarda, in chat, alcuni di questi non si vedono più. Però. Vado a prendere le farfalle. Senza, ma ce n'era molto più di adesso, quando si usciva in primavera, che un po' di più di fiori così, ce n'era tantissime per fare. Lucciole, adesso un po' fra pezzini e stadio, ce ne sono molto meno. Usava le lettere, che era un tipo di alcol, che secca in palzo, praticamente evapora subito. Non è come l'acqua che bagna, non bagna perché questo qua evapora, però come dire, conserva le ali e il corpo della farfalla. Noi dalla quinta in poi si faceva la prima quinta e organizzava sempre ogni anno la gita scolastica col camion scoperto. Noi avevamo il primo camion qui a Cavendine del Romper, Meneghini. E aveva le panche su, scoperto, e abbiamo fatto il giro del pontone, Arco, Nago, Mori, Rovereto, Trento, e l'anno dopo abbiamo fatto il giro del lago di Garda, tutto questo, e a ritornare è venuto brutto tempo, cominciavano a temporare e allora ci siamo fermati, c'era una falegnameria, è andato dentro il maestro dell'autista e si è fatto dare dei pali, di avanzi di pali e aveva la tela celata e i più grandi, quelli dell'ultimo anno, 5-6 a tenere su il telo e in mezzo che spioveva così. Quelli dalle parti a rispondere con le mani a tenerle dentro e siamo venuti a casa così. Che a dirlo adesso neanch'io quasi ci credo. No, si vede, è l'arte di arrangiarsi, come fai? Il benzinaio come trovate? La benzina. La benzina.
guarda che allora la benzina non era mica qua, adesso prendeva la pistola, la metteva dentro. Quella era panica. La pistola c'era allora, ma per caricarla c'era il uomo che andava indietro avanti con la manetta. Che la prima, il guardia di cabine, era l'asino. Distributore? Sì, a mano così, dai Rosan, sul paese a sinistra, che si va verso la chiesa, appena dietro a sinistra lì. E avevo la Vespa, io del 53, preso la Vespa. Andava lì, metteva dentro, c'era 4 litri. E cambiava perché c'era la benzina e la Vespa è due tempi, ma a miscela, allora metteva la miscela al 2%, 2% veniva la benzina e poi da questa parte. Ma lo fai di lato oppure andavate senza pagare? Sì, si pagava qualcosa, i genitori, per forza.